Lenzinger nuovo leader e Kawasaki chiama Prado, la terza di Supercross. A San Diego si cerca una normalità che stenta ad arrivare. Le prove del Praise Day lasciano ben sperare, ma poi ancora la pioggia a determinare. Cooper Webb e Justin Barcia sul podio lo si può anche prevedere, Aaron Plessinger che vince in quella maniera invece no. Con la vittoria di San Diego, il cowboy della KTM diventa il nuovo leader del campionato. Sua maestà lo stupore, la scoperta dell'imprevedibile che si chiama miracolo. Dati statistici, Plessinger vince la sua prima gara nella Premier Class a quasi 28 anni. KTM vince due delle prime tre gare di una stagione che ancora non ha preso forma. Non ricordo così tanti top rack player doppiati, Sexton, Tomac, i due Lawrence, Prado, Stewart, Rodson. Chi prima, chi dopo, nel fango tutti hanno pagato. Dalla prima di Anaheim alla seconda di Anaheim, quarto round in calendario, si guarda al cielo nella speranza che il meteo sia clemente per tornare a correre gare sull'asciutto, gare sì, perché il prossimo round sarà il primo al meglio delle tre finali. San Diego non è l'inferno di San Francisco, Cooper Webb sottolinea una differenza sostanziale tra le due gare. All'Oracle Park è stata sopravvivenza pura, lotta fisica. Allo Snapdragon Stadium il terreno pesante lascia comunque spazio alla creatività e alla libera interpretazione dei piloti. Le parole di Barcia sono coerenti con il pensiero espresso da Webb. La pista migliorava un giro dopo l'altro e alla fine guidare era anche piacevole. Con la gara di San Diego, Plessinger si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Di lui si diceva che era capace di performare solo in certe condizioni. Lo scorso anno qualche segnale lo aveva mandato soprattutto a Detroit. In questa stagione, dopo tre gare corse in condizioni molto diverse, ha fatto meglio di tutti, pur senza disegnare ricami d'autore, perché resta un pilota dalla guida essenziale. Ora arriva il difficile per lui, vincere una gara è cosa, confermarsi tutta un'altra faccenda. Schermaglie, nel giorno in cui Sexton e Tomac faticano a trovare la quadra mettendo insieme più errori che punti, la notizia che anima il web e non solo è il confronto tra Jet Lawrence e Jason Anderson nell'immediato dopogara di San Diego. L'ossessione da successo sta generando un poco velato nervosismo. Lawrence, dopo la prima prova di Anaheim, sta scoprendo tra le pieghe del Supercross verità destabilizzante, non è tranquillo. Noi ringraziamo il cielo, se in condizioni normali l'australiano avesse infilato tre successi in sequenza ed era della sua potenzialità, saremmo qui a raccontare un campionato già finito. Invece, il faccia a faccia tra Lawrence e Anderson ha assunto le dimensioni di una disputa filosofica. In gara non ho visto particolari scorrettezze, ma è evidente che qualcosa ha infastidito l'australiano, che dopo il traguardo ha cercato il confronto. Ma i due, portatori inconciliabili di opposti valori, si sono scambiati poco affettuose carezze in favore di telecamera, inevitabili la sanzione e il conseguente chiarimento via social. Prado, Gas, Kawasaki, Erlings e tutto il resto. La notizia di questa settimana? Seguitemi perché il discorso nella sua semplicità può risultare complesso. Jorge Prado passa un paio di mesi negli Stati Uniti e corre le prime gare di stagione. Dovevano essere tre, diventeranno forse quattro, perché la cancellazione del Gran Premio d'Argentina consentirebbe allo spagnolo di ritardare di una manciata di giorni il suo rientro in Europa. Prado non ha mai fatto mistero della sua voglia d'America. Bob Moore, che vuol dire Wasserman, agenzia scelta da Prado per curare i suoi interessi, mi dice che entro la fine di febbraio lo spagnolo dovrà prendere una decisione definitiva, mondiale cross oppure supercross. E poi con quale moto? Ad Anaheim, San Francisco e San Diego Prado non ha brillato, ma il campione della Gas è comunque considerato un prospetto molto interessante, soprattutto per Kawasaki America, che ha i contratti di Anderson e di Cianciarulo in scadenza. Dan Faye, manager delle Verdi, ha aperto un dialogo con l'entourage del tre volte ridato. Oltre a riconosciuti i doti tecniche a favore di Prato, gioca l'anagrafe. Considerata l'età media dei top riders americani, i 23 anni dello spagnolo sono un valore aggiunto. Lawrence e Sexton a parte, Tomac, Webb, Rodson, Anderson, Stewart e Barcia stanno a cavallo dei 30 anni. Ecco allora che Prado diventa un profilo molto interessante, lui che tra le altre cose dice di apprezzare anche lo stile di vita di un paese come quello che ospita Supercross National. Nella 250 non c'è un solo pilota che può far pensare ad un prossimo passaggio nella Premier Class con il ruolo da protagonista, in Europa e nemmeno negli Stati Uniti. Ecco allora che Prado, classe 2001, diventa una pedina fondamentale. Bene, quindi tutto si complica perché Prado è un pilota Gas o del gruppo Pirer Mobilities.
Pete Bearer non vuole privarsi del talento spagnolo, ma sa anche quanto Prado sia attratto dall'America e sarebbe ben felice di accontentarlo se ciò non creasse un grosso problema in casa KTM e Gasgas Husqvarna. Il manager tedesco è consapevole che non ci sono piloti della 250 pronti per la MXGP e allo stesso modo, pur riconoscendo l'inestimabile valore di Erlings, non ha certezze sulla affidabilità del campione olandese in prospettiva. Bearer potrebbe trovarsi di fronte a un crocevia: arginare il pressing di Kawasaki America secondando Prado, convincerlo a continuare la carriera in Europa nel mondiale MXGP, lasciare libero lo spagnolo e puntare su uomini con il contratto in scadenza in Europa. Ci vediamo alla prossima!